Buongiorno a tutti, io sono sia Marco Quill, frequento la quinta M tecnico-turistico del Grandi di Cuneo. Vi farò vedere lo stage che ho frequentato dalla Conitur durante l'estate 2017. Dalla bike room, dove c'è una piccola mostra storica della bicicletta, dove ho lavorato la maggior parte del mio tempo. Nel corso della mia esperienza mi contattavano clienti tramite Skype e bisognava spiegare e dare informazioni e qualche volta si faceva anche prenotazioni. Buongiorno. Invece delle volte venivano clienti per prenotare la e-bike, che sono le mountain bike elettriche. Scusi per favore, io sapevo un po' di informazioni per le bici, che sono... scusate la... Ok, allora, per prima cosa c'è la griglia del prezzo, dove appunto abbiamo un giorno, mezza giornata, abbiamo 20 euro e dipende appunto dai giorni il prezzo aumenta. Mm-hmm. Per ulteriori informazioni può digitare il numero che è qua oppure andare sul sito o via mail. Okay. Ovviamente. Okay. Se vuole grazie. Posso spiegare come... Va bene, grazie mille. Prego. Allora, qua è la bici elettrica. Mm-hmm. Allora, qua si accende il mini monitor, diciamo, mm-hmm. Ci sono poi con il più e il meno si può regolare i tipi di velocità. La velocità. Okay. Ok. Qua c'è la batteria che ovviamente bisogna posso caricarla, ok. Sì. Poi ci sono tutti i caschi che appunto vengono regolati con... Scusi, ma questa bici può andare anche in montagna? Sì, assolutamente in montagna, appunto perché in montagna non si può andare con la bici. Vicino alla mano, se posso usare questa per sì, dare un po' di spinta per la spinta appunto perché essendo elettrica. Mm-hmm. Poi abbiamo i caschi qua. I caschi, ma dall'altro prezzo? No, tutto con incluso, perché okay. Il casco è obbligatorio da mettere, incluso anche l'assicurazione e tutto. Ok, va bene, grazie. Se vuoi dare un'occhiata al mio museo, faccia pure. Va bene, grazie mille. Mi scusi per favore, sì. Per la bici, sì. Una giornata o due per c'è un contratto, c'è qualcosa? Sì, se accetta okay. La proposta io posso fare il contratto e poi non so quando vorrebbe appunto andare a fare l'esperienza, venga a lavorare. Ok, ho capito. Accetta la proposta? Sì, okay. Certo. Fatto tutto il contratto. Ok. Il contratto in inglese, non c'è nessun problema? Mm-hmm. Ok, allora. Nome, dove mettere nome e cognome, appunto il giorno di nascita, la residenza, poi io compilo il testo. Ok, va bene, ok. Va bene, ok, grazie. Prego, niente. Una volta fatto il contratto, bisognava andare nell'ufficio del direttore, che si trovava nel primo piano, a farlo firmare. Che ha fatto un contratto proprio per la bike room, non dalla bici. Io gli ho fatto il contratto
devo solo vedere appunto per quando l'ha fatto? L'ho fatto oggi per 2 giorni e vorrebbe farla tutto domani. Va bene. Ok. Dove metto il contratto? Lo do a Sonia. Dalla Sonia, dalla Archivia. Va bene. Grazie, Sonia. Buon lavoro. Grazie a te. C'erano delle volte che aiutavo negli uffici del primo piano, portando faldoni, mandando email ad hotel e a clienti per confermare o rimuovere le prenotazioni. Alla fine di ogni giornata ordinavo il mio piano di lavoro per poi trovarlo ordinato il giorno dopo.